L'acqua non si attacca al pianeta Terra come si presume. Questo è un concetto comune sbagliato. L'acqua riposa sulla superficie della Terra per un meccanismo sconosciuto, ma gli scienziati lavorano sempre per tentare di capirlo. Sicuramente un giorno avremo delle risposte osservabili e ripetibili, ma proprio adesso non sappiamo la risposta esatta del motivo per cui le cose possono cadere ed alzarsi senza alcuna forza percepita. È da stolti comunque pretendere di conoscere le risposte a questo tipo di domande. Spesso nella scienza, o meglio nello scientismo, l'area dove opera questa cosiddetta scienza, le risposte sono inventate per creare l'illusione che possiamo rispondere a tutte queste cose. Tutto ciò scaturisce dall'insicurezza e non ha alcun posto nella scienza per niente. Le luci celesti nel cielo non sono tangibili, non possiamo confermarle. Solo lo scientismo, che è un culto diffuso, ci dice altre cose attraverso le parole senza empirismo. Non c'è alcun esperimento fatto che mostri come una grande massa attragga ogni altra grande massa. Spesso viene affermato che il nostro pianeta ha la forma di un globo a causa della forza gravitazionale. Non è possibile per una massa di liquido fuso iniziale poter ruotare ad un ritmo affermato dal modello eliocentrico senza che questa massa iniziale di liquido fuso formi una sfera schiacciata, drammaticamente schiacciata, più di una piccola quantità. Ci hanno raccontato che questo ha causato un rigonfiamento all'equatore, il solo rigonfiamento all'equatore è il cervello infestato dei seguaci dello scientismo. Alcune persone citano i video di YouTube come prove di queste cose ed è piuttosto preoccupante se consideriamo questa omelette sferoidale in movimento che si suppone sia corretta nella scienza. Perché mai è necessario fare riferimento a qualsiasi video di YouTube? La risposta è perché la realtà non ha alcun rapporto con l'ipotesi degli sferoidi oblati in movimento. Questo è stato trovato che non è corretto. È stato indicato che le stelle nell'emisfero sud sono completamente differenti dalle stelle dell'emisfero nord e questo in qualche modo distrugge la teoria della Terra piana. Ma non c'è alcuna logica, qualunque sia, per questa affermazione. Gli oggetti che si vedono attraverso il telescopio non si può dire che sono sfere perché c'è un solo punto di riferimento, non due o più. Qualcosa, riferito come la Stazione Internazionale Spaziale, si può vedere dalla Terra con l'uso di un buon paio di binocoli o di un telescopio e questo cosiddetto oggetto passa sopra le nostre teste del nostro piano stazionario. Il finanziamento delle operazioni nere è una delle spiegazioni conosciuta anche da alcune persone come il programma spaziale segreto. L'agenzia russa spaziale esisteva prima della NASA. I russi ci hanno raccontato che hanno lanciato il primo satellite nello spazio ed hanno inviato il primo uomo nello spazio prima che esistesse la NASA. Ma questo ovviamente è stato fatto tutto in segreto su una base che non si sa. Semplicemente presentandoci questa leggenda non prova che sia successo veramente. La stazione spaziale russa Mir esiste da prima che venisse costruita la ISS, ma nuovamente questo non significa nulla che possa provare qualcosa. Ci hanno raccontato che i razzi russi hanno trasportato gli astronauti per e dalla ISS con i loro razzi. Ci sono agenzie spaziali che diffondono cose ridicole, che sono fasulle, compresa l'agenzia spaziale cinese. L'agenzia spaziale europea e l'agenzia spaziale giapponese affermano, ma non hanno mai dimostrato, l'uso delle operazioni commerciali dei satelliti. Il satellite giapponese Himawari, un satellite fotografico, si presume che scatti una foto completa della Terra ogni 10 minuti. Ma questo è facile da falsificare con un enorme budget. Possono semplicemente lanciare 17 palloni ad alta quota e scattare un semplice frammento della superficie della Terra che è circa il 6% per ogni satellite e metterli tutti insieme e formare un globo completo fasullo. I satelliti sono mantenuti in sospensione con dei palloni di elio ai quali sono attaccati come quello che è stato ritrovato, che è caduto in Brasile. Si trattava di un piccolo satellite. Cercate oggetti attaccati ai palloni di elio. Ci hanno raccontato che i piloti degli aerei spia possono vedere la curvatura della Terra ad altezza elevata, ma questo viene sempre visto attraverso lenti di qualche tipo, anziché i nostri propri occhi o attraverso gli obiettivi delle fotocamere. Il risultato alla fine è sempre lo stesso, le linee diritte possono diventare curve nel metterle a fuoco. Il solo modo per avere in realtà una linea piana che rappresenti una linea diritta è scegliere deliberatamente di non definire la linea curva osservata, ma allora non si avrebbe una linea nitida e questo diventa un tentativo inutile. È il dilemma del comma 22 dove c'è bisogno di mettere a fuoco per vedere la linea piana che viene curvata dalle lenti. Questo viene applicato per tutte le lenti perché tutte le lenti sono curve. Alcune persone dicono che solo le lenti ad occhio di pesce curvano le cose, ma non ha assolutamente alcun senso. Tutte le lenti curvano le cose. Possiamo vedere le stelle muoversi, ma non il suolo della Terra. Secondo il modello eliocentrico ci deve essere un cambio di velocità di 20 mm al secondo al quadrato in ogni momento all'equatore, ma ovviamente lì non c'è.
Lo sapete senza bisogno di alcun strumento scientifico se vi state muovendo di almeno un pollice al secondo al quadrato. Affermare che il nostro pianeta ruota su un asse perché si vede la rotazione del cielo di notte è una logica fallace. Questo non è assolutamente un metodo per verificare quello che sta succedendo al suolo, sulla Terra. Su un piano piatto simultaneamente si ha l'estate sull'emisfero nord, a metà dell'anno l'inverno nell'emisfero sud, viene spiegato da un sole basso e locale. Questo è veramente facile da capire. I seguaci dello scientismo lottano contro questo una volta adulti perché affermano che credono in qualcosa, che bisogna credere in loro, ma che non è quello che fa la vera scienza. Si afferma che la Terra ruota a rotta di collo, ma non è mai stato mostrato esserne il caso. Una delle affermazioni divertenti è che si afferma che viviamo su un pianeta a forma di globo solo perché l'aria diventa più sottile con più si va in alto. La cosa è divertente perché le due cose non hanno assolutamente alcuna connessione una con l'altra, in nessun modo. Un'altra stupida affermazione è perché l'acqua bolle ad una temperatura più bassa sulla cima di una montagna rispetto al piede della montagna. Questo significa che la Terra deve essere una sfera? Ma è semplicemente ridicolo. Ancora una volta queste due cose non hanno alcun collegamento da fare con questa affermazione. La cosiddetta costante G di 9,81 metri al secondo al quadrato è un'altra convenzione completamente errata che in realtà è sorprendentemente facile smentire osservando quello che succede fuori dalle camere sottovuoto, dove la fisica rimane esattamente la stessa di come la comprendiamo. In altre parole, non c'è la versione 1 e la versione 2 di fisica, separata l'una dall'altra, che ha a che fare con osservazioni interne o esterne. Riguardo alle camere sottovuoto, sono stati escogitati molti assurdi tentativi per cercare di spiegare queste variazioni di accelerazione, comprese parole come tiro, attrito e resistenza, che sono tutte senza senso. Ad esempio, se prendiamo due sfere da 50 mm ed una è fatta di plastica che è leggermente più densa dell'acqua, mentre l'altra sfera da 50 mm è d'acciaio, che ha una densità molto più grande, la sfera di plastica affonderà con un ritmo di accelerazione più lento rispetto alla sfera d'acciaio. Questo rallentamento in realtà succede semplicemente perché l'ambiente che le circonda è più denso, come si può osservare. Quindi, per quale motivo gli scienziati affermano che questa è una costante 9,81 metri al secondo al quadrato? Sbagliano? Sì, perché la fisica non cambia facilmente, perché le cose, una volta entrate nell'acqua è possibile osservarle come variabili. In effetti, è una velocità variabile di accelerazione determinata dalla densità di un oggetto. Come possiamo essere certi che due sfere con densità differenti sono la sola ragione della differenza dell'indice di accelerazione nell'acqua? Perché la densità degli oggetti sono le sole variabili. Ogni altra verifica si trova lì per escludere qualsiasi altra cosa, eccetto la densità degli oggetti. Quindi, dove si applica questo 9,81 metri al secondo al quadrato? Questo è il risultato fornito da una camera sottovuoto fra due oggetti solidi in caduta. Sì, certo. Questo infatti può essere sbagliato come ritmo della costante di accelerazione, ma è abbastanza ovvio. La risposta è che gli oggetti cadono ad un certo ritmo se combaciano uno con l'altro e tutte e due sono simili uno con l'altro e con densità rispetto al mezzo che li avvolge di un vuoto non esistente. È facile vedere perché gli scienziati fanno questi errori. In termini semplici, una palla da bowling può colpire il pavimento in una camera sottovuoto, diciamo, a 9,81 metro al secondo al quadrato, mentre le piume colpiscono il pavimento dopo una impercettibile quantità di tempo, per esempio a 0,81 metri al secondo al quadrato. In altre parole, non ci sono strumenti conosciuti dall'uomo in grado di misurare questo opportunamente. Solo portando le cose fuori dalla camera sottovuoto possiamo osservare il ritmo di accelerazione che è causato solo dalla densità, dove la densità è l'unica variabile. Una volta che vi rendete conto che questo è diventato veramente ovvio, che cosa succede? Il rallentamento dell'ambiente esterno ci permette di osservare gli effetti che seguono molto più attentamente, per comprendere ovviamente la variazione del ritmo di accelerazione. L'eliocentrismo è in toto un culto dei fondamentalisti, iniziato da sventati e ciarlatani nel XVI secolo, che sono anche stati derisi e ridicolizzati. Nel XVI secolo l'eliocentrismo, che è una sfaccettatura dello scientismo, tende ad attrarre le persone che vogliono una vita facile, dove non devono mai pensare da sole con grande capacità, basta che leggano i fatti su un libro o che abbia a che fare con questo. Tutto ciò è perfettamente accettabile per queste persone, ma per lo spettatore sano è ovviamente un culto. Cercare di ragionare con qualcuno che pensa che la Terra è una sfera in movimento è una perdita di tempo.
Credo veramente che i proponenti del modello eliocentrico conoscono tutti questi dettagli necessari riguardo al perché non possiamo vivere su una magica sfera rotante in volo. Dopo aver osservato questi problemi per 3 anni, mi ha dato un ampio periodo per capire che siamo stati ingannati dallo scientismo, soffrendo di disordini neurologici come psicosi, nevrosi, caso limite, disordine personale, disturbo paranoico della personalità e disturbo narcisistico della personalità. Alcuni non cercano l'attenzione di nessuno. Fondamentalisti gelidi che sono stati volutamente istruiti male in modo scaltro da un sistema che non si prende cura di loro, che sta trasformando questi lunatici pappagalli in pazzi completi. Una teoria è che il loro comportamento soffrono della sindrome di Stoccolma, dove non solo non si rendono conto che lo scientismo gli ha mentito, ma che a loro piace così.